Buongiorno, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Questo sarà uno svuota alla spesa direttamente appunto dalla Corea, quindi tutto quello che vedrete sarà abbastanza particolare e inusuale magari. Iniziamo subito perché devo correre a mettere le cose in frigorifero, in freezer, perché già dal supermercato, che tra l'altro se non avete visto il video dove vi faccio vedere proprio il supermercato all'interno, ve lo lascio linkato da qualche parte, fino a casa è un po', in più ho dovuto fare un pezzetto a piedi, quindi sì, staremo a vedere. Allora, prenderò le cose molto randomicamente. Intanto guardate che carine le bustine riutilizzabili. Totale di questa spesa è stato 70.000 won, eccolo qua, dovrebbero essere all'incirca 55 euro, 56 euro. All'interno c'è del kimchi, ovviamente, questo qua in bustine singole, che almeno è più pratico, anche perché se il kimchi l'ho lasciato aperto in frigo, scordatevi il profumo di una casa normale. Poi ho preso questo qui che sarebbe il petto di pollo grigliato già fatto, che va solo riscaldato. È molto più pratico e costa anche di meno del pollo crudo da cuocere, paradossalmente. Poi che cosa ho preso? Ho voluto provare questo qua che ho preparato per i pancakes. Non ho neanche fatto con la traduzione se serve qualche ingrediente tipo uova eccetera eccetera, staremo a vedere. Poi il mio amato surimi, questo qua, io lo faccio insieme al tonno e la maionese, lo metto sui crackerini, ma vi giuro la fine del mondo. Poi ho voluto provare anche questo tonno qui, che dovrebbe essere la versione light di quello normale che comunque ho preso. Mi fa solo un po' senso che sia in questa bustina così, però magari è la scoperta, boh, di qualcosa di geniale. Poi il formaggio, dovete sapere che in Corea il formaggio costa tantissimo, per non parlare quelli nostri italiani, tipo proprio mozzarella. La fine, costa tipo anche 10 euro una mozzarella intera normale. Quindi queste, diciamo, erano l'alternativa più economica, ecco, che dovrebbe essere di formaggio normale, non cheddar, non cose strane. Poi ho ripreso questi perché erano buonissimi. Tra l'altro, piccolo consiglio appunto, se andate, dovete fare la spesa in Corea, cercate questo brand qui che si chiama appunto No Brand. Stesse identiche cose degli altri marchi, semplicemente non avendo questo brand è molto 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 più economico. E le cose sono buonissime, quindi tipo il nostro discount per intenderci. E appunto ho preso il tteokbokki, questo qui è il set con la salsa, le rice cake eccetera eccetera. Buonissimo, e tipo questo l'ho pagato 2 euro forse, neanche. Poi questo, ragazzi, mi ha ingannata. Mi sono fatta prendere dalla gola, dalla nostalgia, chiamatela come vi pare. E riderete perché guardate come è scritto, cioè mi fa morire quando scrivono le parole nostre, ma lo scrivono con il loro alfabeto, no? Eccolo qua, tiramisù, proprio tiramisù letteralmente. L'ho voluto provare questa vaschettina, tra l'altro pensavo, oh mio Dio, questo sarà un tantissimo, no? In realtà non è costato tanto, fatemelo cercare qua sullo scontrino, una delle poche cose che riesco a leggere. 3400 won, che sì, anche qui sono all'incirca 2 euro. E la prima busta è andata. Ora via con la seconda. Qui abbiamo appunto il tonno, questo qui normale, c'è anche la versione un po' più piccante. Poi queste bustine le adoro, e questa è la mia preferita, che sarebbe prosciutto e kimchi, ed è questa sorta di salsina che voi mettete poi nel riso, insieme al riso, insomma, per condire, buonissima. Poi piccolo snack, ho preso queste nacho chips, che c'era sia questa versione che quella con il formaggio. Poi questi li ho mangiati oggi a pranzo, mi sono piaciuti da morire, che sono i noodles in brodo praticamente. E questa invece è la versione con la black bean sauce, quindi tipo jajangmyeon. Poi i miei amati digestive al cioccolato, queste dovrebbero essere le bustine singole piccoline. Altre delle bustine, queste qua del condimento per il riso. Poi ho voluto provare a prendere queste che erano scontate, tipo 3000 won, che sono le mozzarelline impanate. Ho provato a prendere le cheese ball, ma qui la pasta proprio della frittura intorno è dolce, quindi ho detto proviamo con le mozzarelline, magari, non lo so, quel giorno gli ha detto meglio e non l'hanno fatte dolci. Poi ovviamente ravioli, questa volta ho voluto provare questi qua che dovrebbero essere con il maiale e le varie verdurine dentro. Qua tra l'altro mi piacciono molto di più questi di questa forma che non quelli più classici pinzati sopra. Non so se anche voi vi fate ingannare quando mangiate le cose, qualsiasi cosa, la forma estetica. Ecco, io sono una di quelle. Tra l'altro sono tantissimi, credo di averli pagati tipo 4-5 euro, ed è una confezione da quasi un chilo. È questo che mi ha fatto venire mal di schiena per portarlo fino a qui. Busta 2
andata anche lei. Non vedete cose troppo sane, perché in realtà quelle o le prendo giornalmente, perché sennò si rovinano subito se le tengo in frigo, oppure vado direttamente a mangiare fuori le insalate, le cose mie. Praticamente risparmio, perché in Corea sono andata a mangiare fuori, risparmiate rispetto a fare la spesa. Comunque, nell'evenienza mi sono presa due insalate. Allora, una è con la ricotta, anche qui. Vedete, mi spezza che scrivono ricotta. Ricotta. Meraviglioso. E quindi appunto con la ricotta, qui abbiamo il mais, pomodori e poi sotto c'è l'insalatina. Io tolgo sempre questa perché loro la mixano al lattughino, ma... vabbè. L'altra invece è chicken. Questa qua invece è chicken sis. E ci sono i peperoni, il pollo. Credo siano ovette di quaglia queste qua piccole, non lo so. Insomma, un'altra versione. Qui abbiamo i jolmyeon. È sempre preparato tipo quello dei tteokbokki, però appunto per fare questo piatto qui, che sono simili appunto ai spicy col noodles. Poi le mie patatine preferite, che sono queste qui, la patata dolce. Tra l'altro guardate quanto sono belle, cioè sono proprio viola, delle bora patate. Questo qui invece è il mio amato yellow radish. Questa dovrebbe essere la confezioncina un po' più piccolina. Io rimango sconvolta perché costa pochissimo questo coso, letteralmente tipo 50 centesimi. Poi c'è anche nella versione lunga. Una volta io provo a prendere tutte le cose e fare il gimbap, perché appunto qui vendono tutte queste cose già tagliate, tipo bastoncini lunghi, surimi, prosciutto, spam. Ovviamente c'è l'alga apposita e appunto il radish. E poi le ultime due cose le ho prese per stasera, perché volevo provarle, e sono appunto due cose cucinate lì da loro. Allora, il primo è il pollo fritto. Mi incuriosisce un sacco perché poi ha la salsina questa qua, honey mustard sauce, e sembra buono, sembra che abbia una bella faccia. E l'ho pagato quasi 9.000 won, quindi anche qui circa 5,50-6 euro. E poi ho preso questo qua, che è il sotok sotok, che è lo spiedino fatto di tteokbokki e salsiccetta, insomma, più stellino, non so bene come chiamarlo. Ho pagato invece 5.000 won. Questo era lo svuota la spesa in Corea. Spero vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto. Spero vi abbia tenuto compagnia. Se volete consigliarmi qualcosa che dovrei provare nello specifico, non lo so, fatemi sapere. Io vi mando un bacio e come sempre vi aspetto al prossimo video. Ciao!